oggi, datemela tutta, Godurioso, ecco, oh, Godurioso sono lui. Allora, nuova gara e noi siamo pronti. 3, 2, 1, pedalare. Parte di brutto. Allora, la gara di oggi è diversa dal solito perché dovrebbe essere un mezzo face to face misto con un parkour. Quindi... Oddio pure, guarda, c'è una salita già da adesso. Mamma mia, guarda che balzo, incredibile. Ma prima, mi piace 16 volte, uomo, incredibile. Voglio vedere la vostra forza scatenarsi. Non dovete avere pietà di nessuno e specialmente non di me. Ma come è possibile? Qui c'è un sacco di roba in mezzo alle scatole. Bisogna riuscire a schivare ogni ostacolo. Io già mi sto staccando e appena prenderò il veicolo. Non ti vedo più. Appena prenderò il prossimo veicolo. No, uomo, non dire che l'hai già preso. No, allora, no. Già è difficile da solo. Non metterti in mezzo oggi, No, è finita per voi. Attenzione. Ma perché? Che hai trovato? Insidie, ci sono insidie. Ma io sto arrivando alla fine. Ma è un parkour vero e proprio. Vero e proprio. Ma adesso io ho cambiato veicolo e per voi sta iniziando il tempo delle mele. Ma diciamo, all'inizio. Oh no. Il tempo delle mele è per me perché c'ho un veicolo peggiore di quello dell'inizio, mannaggia. Cioè, che cos'è? Oh oh, è un golf cart. Le mele? Le mele, questo qua. Adesso potreste darmi un succo di frutta. È se non sto attento. Ma ricevere le mele? E vai, dai. Vieni tu, sabotiamo noi. Sì, vieni. Dai, vieni, sono in mezzo alle palle. Mi sono ribaltata. Ah, stupida, aspetta che ti spingo. Eccati! Ma cosa stai? L'ho pistato, io vado addosso. Pezzo di io rimango. Sei stato ballando. Ancora visto qua. Bene, sono sì. Ancora qua. Chi è questo? Fermati, riempitelo di palle. Stai leggerino, piccolino. Non hai capito niente. Ti alleggerisco le tasche. Ti scippo. No, sono un maranza. Parati, imbecille. Imbecille. Torni indietro, maledetto. Dove fai? Vado avanti, Cambia veicolo. Che se vinci, ti propongo uno scambio, Chico. Oh, oddio, veramente. No, me lo devi dire prima. Io adesso mi impegno di brutto, sai. Allora, chi vince questa gara? No. Ti piacerebbe. Chi vince questa gara, ragazzi, si porta a casa un premio di... Fatemi pensare, una cosa che potrebbe solleticarvi per un bel po'. Allora, vi propongo... Ma è qualcosa che mi casa! 500 euro. Ammazza! Non ho fatto in tempo a proporli, che già stava fa schifo. Chi è stato che mi ha schifo? Io, 500 euro, sì! La mappa dei dollari, Lion, noi siamo affamati di euro, lo la sai. La mappa contempla 16 checkpoint, noi siamo solo... Io sono solo al secondo, ma appena voi cambierete anche voi la macchina, ma lì sarà finita. Primo! Voglio vedere come ne... Sì, la guardi in mezzo alle palle, sì! Io te lo aspettavi questa pallata. No! Sì, e passo pure, mi piace. Va bene! No, sono caduto. No, però basta cadere, le dai! Palle, Anna, allora, se tu mi dai fastidio... Amici, andiamo a vincere! Lo so, non ti devo dare troppo fastidio. Vuoi che cambio il veicolo? Allora, Anna è squalificato dalla cosa delle... Ah, sì, meglio per noi! No, per favore! Perché non ha capito le regole di una competizione. Non è che io voglio che cambi veicolo. Se tu non cambi veicolo, non vinci, cretina! È vero, strano, che bisogna arrivare al traguardo per vincere una gara. Chi l'avrebbe mai detto? Ma lo sai che io ogni volta che il mio obiettivo è quello di buttare giù te piuttosto che di arrivare al traguardo. Ma non vinci i soldoni poi 500 euro, Anna, pensa quante action figure di quelle che piacciono a te. Oh mio Dio, sì, oppure di peluche, oppure di pezzi di sushi. Ma uomo, tu stai distraendo, abbiamo già cambiato macchina. Bravi, noi. Perché anch'io ho cambiato di nuovo macchina. Ma come, che macchina hai? Adesso mi sa che questa qui è il tempo delle mele, Una veloce. Bella leggera, spero. No, è bella grossa questa, c'ha un bel motore. Questa vi entra da tutte le parti, vi apre in 5. Io mi acquatto. Sei acquatta, ti aspetta che io mo arrivo. Io sto passando. Sì, piccolino, vero, sei un po' piccolo tu, Sono un po' gracile. Sei così piccolo che adesso ti spacco la madre. Poh! No, basket! No, dai, imbecille! Dov'è quella piccola Anna in difesa, Mi sono acquattata, non mi troverai coyote, mai. Coyote, leccatrice di palle. È nascosta! I coyote lo fanno, I coyote fanno questa cosa qui, ti vedo, Anna. Sei da qualche parte qua. Ma te scanno! Me l'hai spinta addosso! Dove stai andando tu? Dove stai andando? Sono passato! Ah, sì, aspetta. Ciccio, scappa, mi stai seguendo! Non mi puoi seguire! Maledetto! Ti do il succo alla pera! Sto arrivando! Il mio preferito! Aspetta che sto arrivando da dietro come un drago nascente! No! Maledetto! L'hai
Sto che cattu- inserito! Mi sei... non c'è neanche per te, c'è neanche per te! Sei no, caduta? Scappo! Sei ancora no, lì? Scappo, ti sto faccio scappando. Passare, ti faccio passare. Grazie. Ma non farò passare quest'altro piccolo pusillane. No, no, fai le pene! No, ti prego, no, un pelo! Oh, allora, tu sei un infame! Un succo alla pera, un succo alla pera, per caso! Voglio il succo alla pera! Ah, non c'è che niente! Che schifo, dai, fai passare l'aglio! Sì, sì, bene, bene! No, maledetta, la paletta, pazza! Va bene, cambiamo veicolo, abbiamo tanti checkpoint. Ho cambiato veicolo, sì! Come avete detto anche voi, non bisogna accanirsi troppo. No, no, hai detto cambiamo veicolo. Non bisogna accanirsi troppo perché la gara bisogna finirla. E se non la finiamo siamo tutti dei falliti. E se non la finisci te che succede? Siamo dei perdenti ragazzi se non la finiamo però... 500 insieme, euro a tutti quanti. Però ragazzi, sì, allora, vi informo oh che no, io è la fine. Al checkpoint 5 ho la boom buggy, zoom buggy, infilatrice di oh mondi. Quella che ti bomba tutto, no? Questa bomba, ragazzi. E voi nei commenti dovete scrivermi la macchina preferita di GTA. Per me ovviamente è l'autorampa, perché mi gode. Ma anche il camion nasone. Devo dire che mi finguella il pisello. Quello che è molto bello quello. Ok, siete pronti a essere buttati di sotto? Io sono già pronto da 20 anni. No, io sono già in soldi. Io sto dietro di te. Io ho spinto. Ah, sono caduto. Volevo spingere le palle fuori dalle palle, ma invece sono stato ma no, sono pallato. Così belli lì in mezzo. Piacciono essere le palle? Sì, sì, io prima mi ero nascosto in mezzo. Ti piace nuotare nelle palle, eh? Sì, è un ma perché sto parlando di questa roba perché qui? Perché infatti, ma... concentrati su di noi che stiamo per sbalzarti nelle... No! Te- no! 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 Perché non l'hai detto? Ma sono esploso, da quando si esplode? Ma come è possibile che ti piaccia così tanto succhiare le palle? È ma un'autorampa esplosiva! Ma vergognoso! Hai streccato dov'è quello sfigataccio? Oh, io sto ancora tornando al checkpoint, tanto sono lento! No, non se li merita gli euro! Ragazzi, i miei 500 euro, pensavo vi facessero gola, 500 euro sono tanti ma soldi! Ma mi hai impegnato di più! Ah, tu potresti passare. Mi ha cicato contro il muro. Potresti passare. No, no, ti prego, potresti passare. Aspetti, la lasciare. No, 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 ma non ci credo. Boom, big, out of the way. Out of the way, out of the way. Out of the way. No! No, dai, ti prego, sono caduto. Dai, ragazzi, su, dovete farcela però, questa ma è una gara. Ma sei in mezzo sempre! Oh, no. Però sono ancora vivo! Anna è passata! Anna è passata, yeah! Ah, ma come è possibile? Cinco, basta! Allora, mi devi schivare, non è che mi devi colpire, ma perché... Ma tu ti pisuto, io come faccio a schivarti? Oddio. No, allora, da sole no, 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 se voi avete l'autorampa, io ho una macchina estremamente debole, vulnerabile all'autorampa, quindi... Dici che macchina è? È mi sembra limousine. Strano perché tu non lo diresti. Una macchina adesso lunga. Mamma mia. Avete la rampa che posso partire a contare? Il volo dell'uccello, sei pronto? Il volo dell'uccello, sei una limousine, no? Ma cosa sei, una maiala? Ma cosa stai dicendo? No, ma perché? Anna non me l'aspettavo. Ma neanche io, cioè me l'aspettavo da streccato. Ma perché è un uccello così, ma... non un'aquila potente? È un volo del lungo uccello. Ma cos'è una tecnica? È quello che farei tu tra poco. Dove sei, fusilino? Sì, lungo uccello. No, è il lungo uccello, è stato catapultato. Ah, sei stato uccellato questa volta, l'ho visto però. Va bene, allora volete un trick in cui non riuscirete a opporre resistenza? Sì, ma ci mettiamo ovunque, tu non ti preoccupare, non passerai. Va bene, lurido fallito, adesso vedremo subito chi è. Chi è che passerà e chi è che invece rimarrà lì a siamo piangere? Siamo faccia a faccia come nell'antico West, no? Adesso vai, sfidami in tutte cose, sì, sì! Ah, ma hai rotto tutti i vetri piace. Per giunta, maledetto! Ti ammazzo, ti... Però il bello di quella macchina è che non può girare, non puoi schivarci, ti sì! Ti cago nel sedile, ti giuro, ma maledetto! Ma adesso... penso già da solo! No, adesso mi sto mettendo l'asciugamano, vedremo un po' adesso, vi schiverò con ma grande abilità! È il mio turno? Vediamo. Sei pronto? Vediamo, vediamo, allora, vediamo! Ah, prendi qua! Ma tua madre, Anna, sei proprio una maiala anche tu, ma io non no, lo so. No, 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 scrofa. No, no, no. Ma perché fai in questa maniera? Non lo so io. Ma ho sfruttato femmina la debolezza basimo. Di Stre per nascondermi. Io, e fare svolta. Va bene, va bene. Adesso vi farò il trick che voi non riuscirete vai, nemmeno a capire. Vai, triccaci tu, vai, triccaci. Io sono dietro di Stre, vai. E ormai va mi bene. Sono piazzato. Va bene, ma sei stupido. Io vado dall'altra parte. Siete due vabbè, dall'altra parte, oh, no, dall'altra parte c'è anche Anna. Quella, no, no, quella. Mi sono cliccato. No, questa. Imbecille, imbecille. No,
No, no, no, no, no. Oh, ascolta, ascolta. Ascolta, ascolta, vuoi che spacco il controller? Vuoi che spacco il controller? No, 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 per favore, è l'ultimo che ti resta. No. Perché un altro me l'ha spaccato lei. Ma come sarà avete colpa visto? Tua, voi, Brutto imbecille. Cico, tua madre proprio non ti vuole bene. Ti odia, ti ha adottato per sbaglio. Scusa, sei stato uno sbaglio. Ti ho adottato per sbaglio. È stato uno scambio. Uno scambio di bambini c'è stato lì. Adesso mi sono rotto la macchina. Mi sono rotto la macchina. Guarda, guarda, hai visto? Hai visto come ho fatto bene? Metti il fiato tutto. Sì, male però. No! Ah, imbecille! No, fermate, tornate indietro! Adesso vediamo. E quando voi prenderete quella macchina lì, ma lì sarà il mio momento di darvi il sugo. Vedrete un po' come vi toccherà. Tu ti capita il nasone bianco. Noi siamo dei limusinari. Dai, prendete la limousine, che adesso sto cambiando macchina io, L'ho appena presa. E se ne hai una piccola, invece che succede? Imbecille, adesso vediamo un po'. No, Ah, lo sapevo. È un bel camioncino blindatino. No, quello ci cambia. No, il camioncino, no. Il Boxville. Ma sono fragili e lunghi. Te lo spezzo quel coso fragile e lungo, piccolo. Eccessivo. Molto ridotto di dimensioni. Dai, Stre, vieni. Arriva. Oh mio Dio, no, ma quanto sei grande. Oh, siamo il tre lunghi, ragazzi. Possiamo contrastarlo. Vai, vai. Tre lunghi. No. Vabbè. Ma vai, Joe. Pensi di passare. No, sono fine. Sono fine. No, mannaggia, non c'è storia. Non c'è storia. Ti ribalto. Guarda come ti rovino. Non sei stato affatto garbato. Guardati. I dollari, devo vincerli. No. L'urido maiale non è finita. Adesso voi ritornerete e io vi darò altra punizione. Il cammino dell'uomo giusto è minacciato da ogni lato dagli uomini malvagi che siete voi e io vi sturerò da ogni lato. Siamo buoni noi. Vai giù. Vai giù. Sono dall'altra parte. Non mi toccare. Ti preoccupa. Che torno pure indietro per te, Anna. Stai tranquilla. Ma pure no. Vabbè, solo per lei però. Solo per lei. Perché poi devo andare al traguardo. Perché non posso perdere troppo tempo dietro i vostri sederi. Perché voi avete dei grossi sederi lardosi. Ecco qua. Ma come? Tu sei lardoso. No, maledetto. Ah, Godus. Sì, sono passati. Lascia passare anche me, ti prego. Lion, sono incastrata. Mi dai una spintarella? No, devo occuparmi di Strecatto. Ma che schifo. Ma che schifo. No, ti prego, dovevi avere pietà. Ma veramente c'era bisogno, facevi pietà. Ma io non ne ho avuta nessuna per te. No, ti prego, sto tornando. Ma stai cambiando macchina, quale farò sei? Farò passare Anna e poi cambierò veicolo. Oh, grazie. Quale sei, Anna? Quella davanti o quella dietro? Quella io dietro. Io sono davanti. E vabbè, dai, pure i vetri. Hai fatto bene, permesso, grazie. Ragno maledetto, rutto umido. Ecco cosa mi stavo dimenticando. È vero, il famoso rutto umido. Quanto noi io l'abbiamo dimenticato. No, quanto io sono il godurioso qui sulle gare di GTA. Voi lo sapete, giusto? Hashtag godurioso nei commenti, vi prego. Ma lui, Strecatto, è hashtag rutto umido. No, mamma mia, è più umido di prima. Poi sei notato. Quando fai un rutto tutto e si sente proprio quel rumore lì, quasi acquoso. Comunque provate a fermarmi, perché io adesso ho una moto e sono imprendibile. Ma noi abbiamo il furgoncino pazzo. Furgoncino pazzo. Guarda davanti a te, chi c'è? Non c'è stato verso. Non c'è stato, volevo sguisciare invece. Dire che non c'è di spazio per sguisciare. Per essere uno che sta per morire. Sei bravo. No, come sto per morire? No, ti sto per lanciare una macumba di quelle letali. No, che le tue funzionano. No, ti prego, che funzionano. Ogni volta deve correre in bagno. Dai, su, ti viene un cagone. Ma sta già succedendo. No! Come hai fatto? Dai, gli altri due. Lo prendo io, tranquillo. Oh! No, non ci credo. No, è caduto. Una curva troppo accelerata, ho visto. Ho sbagliato. Riprendo. Adesso provate a fermarmi questa volta. Questa volta non è mai. Pronti. Stai zitto, rutto umido. Tutto gorgogliato. Rutto gorgogliato. No, non ci posso credere. Hai visto, rutto gorgogliato? Ti gorgoglio io adesso. Vieni. Vieni, perché non vieni? Gorgoglia questo. Sto arrivando, te. Gabarrone. No, l'hai già cambiata. E c'hai gorgogliato. No, aspetta, attenzione. Manco io. Attenzione, un fallito. No, ma così è illegale. Non passi. No, Cico.
No, allora esci subito dalla gara. Non ti meriti di fare. No, stai partecipando male. No, no, questa cosa non vale. Che tosse. Escludilo dai $500. Che, sì, no, per questa cosa sì, vai escluso dai $500. Ma come? Bene, cioè, ora ce li dobbiamo solo spartire io e Chico. Quante volte ho sgridato chi si metteva di traverso nella gara impedendo di passare? Perché? Sì, non tante stai volte rispondendo alla domanda. L'hai fatto molte, molte volte. Ok, molte, molte, volte. Allora, ma poi perché l'ha adesso fatto? Devi dire, schifosa. Devi dire, sono stato proprio un rutto umido gorgogliante. Ah, che schifo. Dai, veloce. Sono proprio un rutto umido gorgogliante. Che schifo, Stre. No, mamma stai mia. Gorgogliando pure. Stai proprio gorgogliando. Sei proprio... Oh, ma attenzione. Indovina cos'altro gorgoglia il motore delle nostre... Ma parli bene tu, ma cosa sei? Una deficiente? Ma no, è Beh, comunque ho la macchina di mia zia. Questa qui è quella macchina italiana, pure bruttissima, che mi ricordo c'era sempre in giro, si capottava nelle strade. Ma non risulta è la macchina di tua zia, molto bella. Spero che l'abbia cambiata nel frattempo. Ah, okay. Però insomma era molto brutta e questa è uguale. Faccio passare uomo. Ah, schifoso, vale. Ti ho sperato leggermente. Però la macchina di tua zia però è un mattone. Ah, dai, imbecille. No, vabbè, dai, sì, ma, cioè raga, ma questa macchina di mia zia ha la forza di arresto di un moscerino. Cioè vi spinge pochissimo. Mi hai accostato a lato. Non va bene, Chico. Il sei... mio nuovo obiettivo è riuscire a sbalzarti via. Però occhio, perché se voi cadete da soli siete imbecilli più di ma mia zia. Ma infatti sì, perché per cui fare cado. Vabbè, dai, ma scusa. Ma hai già cambiato? Adesso, e ho preso un blindatone. Oh. No, metti poi da soli, senza il naso. Allora, blindatone. Dai, contro la macchina di tua zia, è impossibile. Contro macchina di mia zia. Dai, venite avanti. Ma siamo gracili. Venite con la macchina di mia zia, adesso vivi. Ci siamo già, vieni tu avanti, dove noi siamo lenti. Ma non gira neanche la macchina di tua zia. Ma questa è la macchina di mio nonno, altro che di tua zia. Te l'ho detto. Comunque, tutti. Venite qui che vi somministro una purga alla pera, dai. Ma che schifo. Che schifo. Che l'hai importante detto? Il sapore, credo. Adesso streccato, brutto, schifoso. È invece importante. Intanto sono l'ultimo, quindi vai, aspettami. Fai vedere questa pera. Ma che cazzo, vai a cagare. Come hai fatto? Cioè, ci hai preso a tutti e due. E dov'è streccato? Dov'è quello? Sto arrivando anch'io. Fallito, maledetto, ti do la pera. Vabbè, ma sperati, speronati, maledetto. Sono vivo. Non penso proprio. Ti do la zia adesso, incagliati lì. Ti incastro. T'aiuto. No, non gira, ragazzi. Passo, passo. Torno all'inizio. No, non torno all'inizio, perché sennò non finiamo la gara. Devo trattenermi. Esatto, fai passare a me, vai. E nessuno si becca €500 comunque, perché io sono ancora primo, Ho capito, ma la macchina di mio nonno e tua zia non gira. Questa macchina fa veramente cagare. Oh, oh, la mula, 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 mula. Cosa ti prendi? Vabbè, perché quella lunga, 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 lunga. Dai, zii, ma infatti non capisce niente. Adesso ti metti un dito in bocca. Non mi piace andare avanti così. Bravo. Per chi non dovesse saperlo, mettersi un dito in bocca è la tecnologia per riuscire a fare le cose meglio nella propria vita. Se vostra madre vedete che è in difficoltà a lavare i piatti, vi chiede aiutami Gianfranco a lavare i piatti, voi le dite mamma, mettiti un dito in bocca, che sicuramente riesce a lavarli meglio. Poi, se vostra mamma vi tira un ceffone, vabbè, che è colpa vostra, vuol dire che non l'avete detto bene, vabbè. Vero? Perché se lo dici bene, la mamma lo fa e si risulta essere molto aiutata da questa cosa. Ehi, uomo, ma dove sei? Non hai fatto ambulanza? Esatto, non ci credo. Non mi avete neanche visto. Guarda questo fallito che adesso gli entro da dietro. No, 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 dai, io sono blindato. Vieni qui, Stre, cosa fai? Opla! Vabbè, ribaltation. Oh mio Dio, ma anche tu a me. Ma cosa è successo? Mi fa male, mi sto schiacciando. No, ma perché hai cambiato così tante volte? Non va bene. Perché? Perché devo mettere, devo spingere. Ti vuoi essere al tuo passo? Io l'ambulanza. Vieni che ti fermo io. Vieni. E subito dietro di me. In sì, secondo. Io e i soldi ho per lì. Dici, io sono tutto lì dritto. Sì, che schifo. Gold digger. Però ambulambulati qua e di là. Anche te, anche te. No, sono vivo, sono perdi vivo. Il controllo, attento. Ne approfitta, squiscio. Attenzione, streccato, ti sto cercando di mi fai rantegare le unghie. Sono caduto anch'io. Coto. Quella madre sì, poco seria. Adesso, adesso però Chico con la sua ambulanza non ha capito niente. Anche Anna con l'ambulanza. No, maledetta. Non si sbambulare tutto, ti prego, dai, dobbiamo passare noi. Anna, non mi prenderai mai, Anna. Oh! Oh! Mamma mia.
mia, guarda la potenza. Passa, 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 passa. No! E sai che ti dico, Lion? Nino, Nino. Nino, Nino, tua madre in carro. Adesso ti acchiappo io. Vieni qua. No! Ale. Eccola. Però stregato è passato, ha preso anche lui l'ambulambulambulambula. No, la sto per prendere. Brutto, maledetto. Sei proprio il peggiore di tutti. Ti tiro. Sono ancora quarto. Ho le serie attive, ho le serie attive. Non si colpiscono le ambulanze con le serie attive. Poco? Ti ho colpito poco. Anch'io ce le ho. Attenzione a questa. Chi è questa, Anna? Io. Lascia passare. Questo qua, sfigato, sfigato. Vola via. Forse sono vivo. Sono vivo, non ci credo. Maledetto, ma ti schianto adesso. No, maledetto. No, non hai capito niente. Cambio. No. Ho il camioncino da golf, ragazzi miei. Oh, sì. Di corsa a prendere la rampina. E gli ridiamo noi adesso. Di te, vieni. No, no, mi sono pure incastrato. Sei pronto ad essere spinto? Mi sono incastrato nel chiosco delle banane e delle pere grosse. Mannaggia. Prendi me. Prendi la pera. Allora adesso metterò frutto tutta la mia skill e vi schiverò subito, ok? Ah, metti a frutto, ho capito tutto, adesso vediamo. Ah, perché ti sei schiantato nel banco delle pere, sì, allora frutto. Una bella battuta hai fatto, Lion. Sì, adesso vedrete, riderà bene chi riderà ultimo. Vediamone. Sì, sto per ridere io, bel perone. Adesso... Dove sei? Non ti vedo. Allora, buggeriamo così. No! Opla, buggeriamo, buggeriamo. Dai, dove sono gli altri sfigati? Sto arrivando, sto correndo. Mamma mia, dove sei? Okay. No, ecco, pazzo. Non ci vabbè, lascio stare, io vado a fare gli soldi. Sugonation. Cioè, c'hai schivato a tutti e tre? Mamma mia, godurioso. Ma manco t'ho visto. E adesso guarda come mi giro e prendo il nostro prossimo checkpoint. E ho di nuovo la limo schifosino, non va bene. E noi abbiamo il carretto del golf. Ah, allora siamo scarsi entrambi, beh. Non va bene, no, lasciaci passare, dai, non ti prego, sei troppo lungo. Scarsi. L'unica vostra possibilità, ruti umidi, è mettervi un dito in bocca e sperare di riuscire ad andare avanti e schivarmi. Sì, beccati questo, allora. Non posso fare. Vai, vai. Di prima. Vai, vai. Ho tutta la scrivania. Vi schiverò. Attenzione, attenzione. Sono passata. No, no, va, no, no, dai, scherzavo, sto scherzando. Imbecille. E a te chi sei, strecato? Vai via, vai. Vai, vai, che non sei vivo. Manco per idea sei vivo. Vivo non sei mai stato. Anna sta per prendere la limo. Ehi, ma Lion sta per prendere la fino. Imbecille, anche tu. Vai nel chiosco della frutta a sugare i melone. Adesso giro. E questo dovrebbe essere il penultimo, ragazzi. Il penultimo. Ah, mannaggia, maledetto. Dai, forza. Non vi fanno gola questi euro. Ma come blindato? Io ho la limousine. Cico, non li vuoi? Io li voglio, ma sono ultimo. Perché colpa tua mi ha schiantato 16 volte. Chi è il secondo, ragazzi? Io. Brava, questa qua sei? No. Opala. No, sei un puzzone. Forza, 5 streccato, state succando, vai. Ma tu sei troppo cattivo, poi. Ti scatti solo su di noi. Ma questa mi sembra una bugia di uno che sta piangendo. Vuoi il biberone, vuoi il succhione, il ciuccio succhio. Un pochino, dai, mi aiuta. Te do il ciuccio succhio, questa è Anna. No, lasciami stare. Va bene, ultimo giro per la vittoria. Devo prendere la bicicletta, eccomi qua. Che piccolino. Oh, adesso ti schiantiamo noi. Col blindato ti spiacichicchio. Hopla, hopla. No, vabbè, troppo veloce possibile. Sto andando proprio come un pazzo bicicletta. Lo prendo. No, vabbè, ma quanto... No, è troppo facile. Sentilo quanto preme. Sto proprio andando, Anna. Solo tu puoi fermarmi qui, altrimenti io vinco gli euro. Gli euro ve li dimenticate, Cicco, di questo passo. No, vada, fermalo. Vado io da dietro. Da dietro non è molto valido. Sì, però, che si può fare. Si può fare tutto nella vita. Persone, vai, corri, Anna. Sto andando veloce. Arrivo col sto mio blindatone. Distruggilo, Anna. Sto proprio andando bene. Oh, lo vedo. Guardati dietro, guardati dietro. Incredibile. Sono ancora in sul pezzo. Sono sul pezzo. Pezzo di merda. Ole. Pantani. Cipolloni. Bertoli. Pollini. Eccolo là. E vince. Incredible. Godurioso. Si tiene 500 grossi euro. Oh yeah. No dai, perché non sono contento. Così rifacciamo. Dovevo vincere io. Avrei altre occasioni. Se metteranno un pollice in su, io potrò capire che vogliono vedere altre gare su GTA. Però per ora no. E quindi Lion out. Ciao.